Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Penso sia arrivato il momento di cominciare a creare un format e raccontare quello che faccio tutti i giorni per lavorare. O meglio, non tutti i giorni, perché altrimenti che palle direte voi. Ma dei momenti particolari del mese, riprenderli per poi farne un sunto. E cominciamo da oggi. Sì, perché stamattina arrivo in ufficio, già la giornata è bella intensa, giustamente trovo le novità. Cominciamo la giornata aggiornando a macOS Sierra. Regola fondamentale, non si aggiorna mai la workstation. Attenzione, il primo giorno, primo o secondo giorno, non si aggiorna mai la workstation, ma va aggiornato. Io aggiornerò il portatile dove ho installato gli stessi software e controllerò che tutto funziona come si deve. Poi termino i lavori in corso che ho e lo installo anche sul grande. Cosa ho fatto in questi mesi? Allora, prima di tutto vabbè, sul canale sono cominciati gli appuntamenti con il corso di Premiere e di questo mi ritengo soddisfatto perché ci ho messo tanto tempo a registrarli. Dovrò continuare a registrare, ne ho tante altre da montare, quindi il processo sarà abbastanza lungo. Ma che cosa mi ha tenuto impegnato in questo periodo? Molto impegnato, tuttora mi tiene impegnato. Uno spot pubblicitario che andrà in onda da fine settembre in poi, quindi tra 4 giorni va in onda lo spot, dal 25 settembre in poi. Uno spot molto 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 complesso. In questo spot in particolare abbiamo curato con la mia società tutto il processo di post produzione, dal montaggio agli effetti visivi al conforming. Soltanto la color è stata fatta in un'altra società. E con noi, dato che è uno spot molto complesso, sono fiero di aver lavorato con un'altra società di effetti visivi che mi ha appoggiato per un'inquadratura in particolare di questo spot, dove mi ha aiutato. È bello quando si fa unione per affrontare problemi più grossi. Capita raramente che società diverse si uniscano per lavorare insieme. Ed oggi, mentre io sto registrando questo video, siamo durante la giornata, la pre-giornata definitiva prima della consegna dello spot alle varie emittenti. E oggi proprio il regista e direttore della fotografia sono a Roma e stanno facendo la color dello spot. Però, cosa divertente, mi hanno chiesto degli aggiusti, quindi adesso devo correre a fare una nuova inquadratura, fare una modifica di un'inquadratura, farla approvare dal cliente, farla approvare alla produzione e mandarla a Roma a color prima che finisca la giornata. Ce la posso fare. Ok, sono passate quasi 24 ore da pochi istanti fa, per voi era un momentino, per me sono state 24 ore, in cui ho praticamente fatto l'impossibile. Ieri è stata una giornata terribile per la post-produzione di questo spot, dato che eravamo in color, gestivamo gli ultimi errori degli effetti visivi, gestivamo il montaggio, l'audio, bla 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 bla. Lo spot va in onda domenica, quindi fra 3 giorni, e stamattina stanno finalizzando la traccia audio di una delle versioni, dovrebbero terminare la color, deve arrivare e si passa all'online. Adesso invece devo lavorare a un secondo spot, devo cominciare la preproduzione di un altro spot, dove praticamente ho un testo, ci sarà un'attrice che ne parlerà, e per cominciare a rendermi conto delle azioni che deve fare questa persona, dato che sarà già tutto su green screen con delle grafiche che gli girano attorno, per rendermi conto di quello che deve accadere, registrerò la mia bellissima voce con questo che è uno Zoom H4. Non c'è bisogno di qualità audio, ma questo ho a disposizione. Non voglio utilizzare una traccia video perché non ne ho bisogno, quindi dato che questo ce l'ho, lo utilizzo, mi registro la voce, monto come se montassi lo spot e comincio a decidere le inquadrature e quello che deve accadere. Ragazzi, siamo a sabato e ho saltato un giorno praticamente dove non ho raccontato niente. Questo perché ero in consegna di uno spot pubblicitario molto importante a cui ho lavorato per quasi 2 mesi e che forse nelle prime clip, nella prima parte del video avete visto a cosa stavo lavorando, avete visto la mia frenesia lavorativa. Adesso vi posso mostrare un po' quello che ho fatto, perché questo video esce dopo che ho cominciato la campagna è partita praticamente venerdì, ieri, quindi ieri è stato un giorno praticamente impossibile per me, dato le tante cose da fare. Faccio vedere qualche cosa che ho fatto. Mamma, queste manco per il 2050 le pare.
Insomma, ci sono tanti effetti speciali in questo spot a cui ho lavorato. E in pratica adesso sto preparando, dato che è sabato pomeriggio, sto preparando il backstage, no, backstage, il background degli effetti visivi, quindi come sono stati fatti, layer per layer, inquadratura per inquadratura. È un lavoraccio, però fa parte anche questo del mestiere, mostrare come è stato fatto un determinato lavoro. Vi consiglio, se fate effetti visivi in particolare, di fare questo lavoro ogni fine lavorazione, ogni fine progetto, perché vi può aiutare a trovare poi nuovi lavori. Insomma, serve fare, una rottura enorme, però serve farlo. Insomma, spero che questo piccolo format Confucio, la vita di un digital artist, possa piacervi. La mia intenzione è quello di realizzarlo ogni settimana o ogni 15 giorni. Questo è un test, sperando che vi possa piacere, una sorta di vlog di quello che mi capita, ma non della mia vita personale, perché ci sono tanti blogger online che lo fanno. Quello che voglio raccontare è la vita lavorativa di chi si occupa di post produzione, di video digitale, di montaggio, di effetti visivi e quant'altro. Quindi in pratica i digital artist, anche se come figura professionale non sono esattamente un digital artist, ma forse rientro abbastanza in quella categoria di professionisti che fanno arte digitale, quindi tutto quello che sia modellazione 3D, animazione, motion graphic, montaggio, post produzione video, chi più ne ha più ne metta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate, se vi può piacere una cosa del genere. Vorrei provare a raccontare la mia settimana. Di sicuro ci saranno momenti in cui ci riuscirò, altri in cui non ci riuscirò. Per questo ipotizzavo di farlo ogni 15 giorni e no ogni settimana. Sono in controluce e non mi resta altro che dirvi: ci vediamo in un prossimo video.